Il benvenuto e il bentornato alla dottoressa Federica Mastronardo. Ieri sera siamo stati insieme, sì. Stasera saluta, abbiamo parlato Buongiorno. Di mele. Quest'oggi ci ritroviamo un'altra volta insieme perché dobbiamo parlare di un frutto, di un alimento frutto. Stagionale, sì. Assolutamente. Beh, era considerato il pane dei poveri, la castagna. Sì. In realtà oggi è un'eccellenza a tutto tondo, prima si mangiavano solo castagne, prima della scoperta dell'America, no? In Europa sì. Non esistevano i cereali, ancora non si sapeva sì. Della scoperta di questi cereali. Allora, però quando noi li mangiamo subito avvertiamo un senso di colpa, sì. Ce le possiamo mangiare queste benedette castagne, cara dottoressa? Sì, direi di sì, bisogna magari avere delle informazioni, conoscere quanto e come poterne mangiare, perché le proprietà nutrizionali sono notevoli sia dal punto di vista dei macronutrienti sia di micronutrienti, però il potere calorico c'è. Perché? Mm-hmm. Perché sono dei frutti amidacei, quindi contengono carboidrati sia semplici che complessi, quindi sia zuccheri a rilascio veloce e sia quelli più lenti. E proprio per questa ragione ci sono, insomma, hanno un impatto energetico calorico importante. Però c'è anche un buon contenuto sia di grassi, grassi buoni, oleosi, quelli che fanno bene al nostro cuore e che sono protettivi, e sia una buona fonte di proteine. Quindi comunque sono ben bilanciate. Ma come le dovremmo mangiare? C'è una differenza, e se c'è, a livello nutrizionale rispetto delle cotture che noi adoperiamo? Sì, sicuramente questa è l'informazione principale per sapere poi come e quante poterne consumare. Esatto. Partiamo un po' dall'idea che a seconda della modalità di cottura le castagne hanno un potere calorico diverso. Quelle crude, anche se chiaramente sono magari meno consigliate per un discorso di digeribilità, hanno un contenuto medio di 170-180 kcal, però quelle per eccellenza, diciamo, più consigliate sono quelle bollite, perché chiaramente richiamano acqua. Tutti i cibi, ricordiamo, che trattengono acqua hanno una capacità e un potere calorico più basso, perché il nostro corpo fa meno fatica a demolirli. Per cui infatti sono le più leggere. Sono le più leggere. Ricordiamoci che in biochimica tutte le reazioni avvengono in acqua, quindi quando c'è acqua il corpo fa meno fatica. Quelle arrostite, che poi sono quelle ovviamente che più cerchiamo che per un discorso di sapore, vengono sottoposte a una fonte di calore più forte, quindi sono un po' più secche, più asciutte, il potere calorico è più elevato, e in assoluto quelle più caloriche sono quelle essiccate, come tutta la frutta secca, quindi come con quella un po' meno. Ecco. Noi dobbiamo continuare a parlare di castagne, sì. Perché sono tante curiosità, tante domande, a maggior ragione la nostra Federica Gif, la nostra chef, ci ha regalato una ricetta, anzi vi do un consiglio, prendete carta e penna perché è una ricetta davvero sfiziosa. Adesso ci fermiamo, il tempo pochissimi minuti, rimanete lì e torniamo subito. Pubblicità. Bentornati, bentornate in diretta, siamo in compagnia della dottoressa Federica Mastronardo, stiamo parlando di un alimento buonissimo di stagione, stiamo parlando di castagne. Iniziamo però qui le brutte notizie, perché abbiamo detto, ci ha detto che sono comunque caloriche, molto caloriche le castagne, quante sì. Ce ne possiamo concedere, e però a chi sono anche consigliate le castagne, no? Dunque, come quantitativo possiamo dare un'indicazione giornaliera di 5-6 al giorno. Tuttavia, vediamo che lo sempre lo stile di vita che noi abbiamo, certo. Perché una persona dinamica, una persona che ha una vita attiva, fa magari molto sport, cammina tanto, può magari concedersi qualcosa in più. Chiaramente chi ha una vita sedentaria, al contrario, deve tenere fare un attenzione. Po' ad occhio questo discorso anche delle calorie e della modalità di cottura. Per chi sono consigliate? In realtà per le proprietà che dicevo nutrizionali anche i micronutrienti sono importanti, quindi magnesio, fosforo, tanto acido folico, quindi le persone che, per esempio, che hanno delle stati carenziali, le anemie, nelle anemie è molto indicato anche il consumo delle castagne. Per la presenza degli acidi grassi buoni di cui parlavo prima sono importanti anche per tenere un po' sotto controllo i livelli di colesterolo. Ricordiamoci invece di fare attenzione proprio per il contenuto di zuccheri a chi ha problemi di diabete e
poiché contiene tanta fibra, importante anche non eccedere per salvaguardare l'intestino, perché chi soffre di sindrome da colon irritabile può avere dei problemi. Un'ultima cosa importante è che le castagne sono totalmente senza glutine, quindi per i nostri amici celiaci o anche per chi ha una forte ipersensibilità al glutine, perché adesso c'è sempre non detto un discorso di patologia vera e propria, ma anche una forte intolleranza e sensibilità alla presenza del glutine, può essere un'idea consumarne di più in maniera tranquilla. E c'è anche il miele, no? Esatto. Il miele di castagne, la farina, no? I trasformati delle castagne non hanno glutine, quindi il miele di castagne è un miele molto importante dal punto di vista nutrizionale, però anche calorico, quindi sempre con moderazione, però non avendo glutine può essere un'idea poterlo utilizzare. Cambiare anche la varietà. La varietà, assolutamente. E la cosa importante è anche sulle farine. La farina di castagna è una farina che ha un impatto glicemico più basso rispetto a quella tradizionale doppio zero, quindi può essere utilizzata per esempio per fare il pane. Un tempo si usava e l'albero del castagno era considerato l'albero del pane per questa ragione, o veniva mischiata a farina tradizionale per una questione economica, perché in realtà prima era un frutto più per economico, persone, adesso un po' meno. E adesso è il contrario, però io suggerisco di provare a panificare con la farina di castagno, che è buona è digeribile, molto digeribile. Però adesso, no, con l'arrivo dei primi freddi è bello quando si va a passeggio magari comprare anche un cartoccio con un po' di castagne, non più di 5-6. Però anche in questo caso può essere adatto per una merenda pomeridiana, uno spuntino pomeridiano? Sempre nella misura in cui abbiamo una buona movimento, una giornata dinamica, una buona attività fisica. E quando fisica. Ce le possiamo mangiare queste castagne? Allora, diciamo che 5-6 io le sposterei sulla parte principale della giornata, che è colazione, metà mattina, spuntino saziante. Andando verso cena, so che sono anche piacevoli, quindi Però in quel caso un trucchetto è quello di ridurre invece altre fonti di carboidrato, banale, però anche fare in cucina una vellutata o consumare invece di quel cereale mettere le castagne. Ricordiamoci che le castagne nel nostro paese sono tantissime, ci sono qualità ormai variabili in tutto, anche nel quantitativo di carboidrato, quindi fare un piccolo studio personale e assaggiarne di altri tipi può dare l'idea di come utilizzarla al meglio. Se vi piacciono più dolci ce ne sono un tipo, ci sono anche quelle un po' meno dolci, quindi metterle nella nostra tavola non tanto a misura contandole, ma utilizzandole in cucina in maniera intelligente, togliendo altre fonti di zuccheri e di carboidrati. E allora, signore che siete all'ascolto, accendete subito i fornelli, perché adesso la nostra Federica Gif, grazie ai consigli della dottoressa Mastronardo, ci prepara una ricetta davvero molto sfiziosa e salutare, come è lo stile del mio medico. Guardiamo insieme. Ciao, oggi prepariamo il castagnaccio, dolce di antica tradizione, pensate che pare risalga al XVI secolo, ma vediamo subito gli ingredienti. Castagnaccio all'arancia, per una tortiera da 26 cm circa, 375 g di farina di castagne, 375 g di acqua, un'arancia bio o non trattata, succo e scorza, 100 g di uvetta, 80 g di noci, rosmarino quanto basta e cannella quanto basta. Abbiamo fatto una piccola variazione sul tema, abbiamo aggiunto l'arancio all'interno del nostro castagnaccio. Grattugiamo la scorza, la mettiamo all'interno di una ciotola, poi estraiamo il succo. Utilizziamo appunto il succo d'arancio per immergere l'uvetta, che così assorbirà tutti gli umori e diventerà più morbida. Setacciamo la farina di castagne e la aggiungiamo alla scorza d'arancio. Pochi ingredienti, ma mi raccomando, di qualità. Aggiungiamo l'acqua e misceliamo con una frusta fino a ottenere una consistenza liscia e priva di grumi. Ora uniamo le noci, ovviamente sgusciate, e l'uvetta col succo d'arancia. Incorporiamo il tutto. E il dolce è praticamente fatto. Non serve altro che cuocerlo, lo trasferiamo nella nostra tortiera e decoriamo con un po' di uvetta e noci.
Rosmarino, giusto per dare proprio un tocco della tradizione. Cottura a 170 gradi per 35 minuti circa e il dolce è pronto. Perfetto per colazioni autunnali e invernali o anche per merende belle ricche e sostanziose. Buonissimo con una spolverata di cannella oppure di vaniglia oppure con un po' di scorza d'arancia. Spero tanto che quest'idea vi sia piaciuta, una ricetta che mi piace e mi fa bene. Ciao, un bacione e alla prossima! Che meraviglia, dottoressa, davvero sì. È semplice da fare, in realtà è semplice, insomma abbastanza, come dire, un po' carico di calorie, però... Un po' carico, però merita. Merita. Diciamo che come colazione, diceva Federica, non proprio tutti i giorni, ecco, questo diciamo, possiamo utilizzarlo sempre facendo tanto sport, non smetterò mai di dirlo, quindi movimento e attività fisica, sì. Però dottoressa, ogni tanto quando noi insomma andiamo a comprare al mercato, capita qualche castagna fasulla, magari ce ne accorgiamo dopo averla cotta e magari dopo averla messa anche in bocca, amara. Mangiata, amara. Allora, come facciamo ad accorgerci quando una castagna non è buona, dottoressa? Allora, il metodo è semplicissimo. Si tratta di prendere, ecco, come in questo caso, un contenitore pieno di acqua e possiamo utilizzare, prendendo appunto due tipologie di castagne come in questo caso, e immergerle quindi direttamente nella ciotola, nel contenitore. Come possiamo vedere, la castagna sana tende a scendere sul fondo perché chiaramente la polpa è integra, quindi non c'è aria, il contenuto è buono, sano e quindi va direttamente giù a fondo. Tutto ciò che invece ha un galleggiamento diverso sicuramente è una castagna che è marcia o è stata attaccata magari da parassiti perché c'è entrata dentro dell'aria e comunque non è sana, è abbastanza visibile certo. E quindi anche prima della cottura possiamo... Tanto le laviamo, ci rendiamo conto. Volevo fare anche un'altra piccola appunto sul fatto sulle dimensioni. Questa è la nostra castagna tradizionale, questi sono i marroni già. Il marrone che è un tipo di castagna che viene da un prodotto di coltivazione continua per cui innesti e potature hanno creato questo spettacolo, questo splendore spettacolo, per cui buono. Chiaramente è questo un pranzo, tipo di castagna, colazione e cena insomma. Quando parlavamo delle quantità mettiamo sempre in conto anche questo. Sì. Grazie alla dottoressa Federica Mastronardo, grazie di cuore. Grazie adesso a voi. Io